però credo che l'invito sia nato a partire da un articolo, insomma, che avevo scritto per una rivista Comprendere di fenomenologia, in cui tentavo di utilizzare il paradigma dell'improvvisazione come paradigma, diciamo, per fare luce su una modalità di fare clinica e di lavorare con i pazienti, di incontrare i pazienti, che è stata in qualche modo oggetto di riflessione, in particolare in ambito fenomenologico. Io lavoro all'università, ma in realtà ho un ruolo prettamente clinico, nel senso sono responsabile del reparto di diagnosi e cura. Che, come tutti voi sapete, è un reparto, diciamo, dove vengono ricoverati i pazienti in una fase acuta e che vengono filtrati attraverso una valutazione diagnostica che avviene in pronto soccorso e diciamo, dove l'elemento della diagnosi è un elemento, diciamo, in cui noi siamo molto pressati perché è come dire, lo strumento attraverso il quale si prendono poi decisioni pratiche. Che vanno dal mettere in testa un paziente, un trattamento sanitario obbligatorio, oppure dimetterlo con tutti i rischi che questo comporta. Fare una valutazione che comunque alla fine ci costringe, in qualche modo per il ruolo che abbiamo, a porre una diagnosi. E in realtà il concetto di diagnosi è un concetto sul quale è il vero oggetto della mia ricerca, nel senso che da tempo stiamo lavorando con il professor Biondi e con l'Istituto Superiore di Sanità a come dire, tentare, abbiamo pubblicato diverse cose, tentare di dimostrare l'importanza, in termini quantitativi, scientifici, diciamo, della relazione che si